Ciao e bentornati sul mio canale, dove parlo di elettronica, fai da te in generale e idee per rendere domotica la nostra casa. In questi mesi sto progettando un sistema per automatizzare il mio orto sul balcone. Collegare i vari sensori messi nelle piante con dei cavi sarebbe stato complicato e poco pratico. Oggi quindi vediamo come ho costruito questo piccolo impianto solare che userò per alimentare una scheda ESP32 connessa al Wi-Fi e i vari sensori per questo progetto. Questo impianto solare è perfetto per alimentare carichi che consumano molto poco, come un Arduino o un ESP32. Quindi è molto utile per far funzionare progetti di elettronica che devono stare all'esterno, come stazioni meteo, sistemi di irrigazione e sensori di sicurezza. Al pannello solare sarà collegata una batteria, che alimenterà l'ESP32 o comunque il carico anche di notte. Ma ora iniziamo! Per questo progetto ci servirà prima di tutto un pannello solare. In questo caso ne userò uno da 18 volt e 5 watt. Ho scelto questo pannello perché ha la copertura di vetro e quindi durerà molto di più di quelli in resina. Poi ci serve una batteria al litio da 3,7 volt. Io userò una 18650, ma in teoria dovrebbero andare bene anche le batterie LiPo. Con queste batterie fate sempre molta attenzione, perché possono esplodere o incendiarsi se viene fatto un cortocircuito. Per caricare la batteria useremo questa piccola scheda con il chip TP4056. Questa scheda usa la 5V in ingresso per caricare la batteria con la giusta tensione e corrente e ha anche la funzione di evitare che la batteria si scarichi troppo. Poi ci servono due regolatori di tensione. Uno servirà per abbassare la tensione del pannello solare e l'altro servirà per portare la tensione di circa 3,7 V della batteria a 5 V, che è la tensione che serve all'ESP32. Per schede come l'ESP32 che funzionano anche a 3,3 V si potrebbe portare direttamente la tensione della batteria a 3,3 V, anche se la cosa è un po' più complicata. Prima di iniziare a costruire, vediamo come funziona il circuito. L'uscita di circa 18 volt del pannello solare entra nel regolatore di tensione, che è impostato per fare 5 volt sull'uscita. Il regolatore di tensione è collegato all'ingresso del TP4056 che carica la batteria. Infatti, ai due pin per la batteria è collegata la batteria al litio da 3,7 V. Ora rimane fuori il regolatore di tensione step up che porta la tensione della batteria a 5 V. Questo modulo verrà collegato all'uscita della scheda di ricarica della batteria, ma non direttamente. Infatti, sul positivo ho messo un diodo 1N5817 che fa andare la corrente solo in un senso. Poi con un altro diodo ho collegato l'uscita del regolatore del pannello solare all'ingresso del regolatore step up. I diodi servono per alimentare il carico durante il giorno direttamente con il pannello solare, senza passare dalla batteria. Quindi di notte la corrente va semplicemente dalla batteria alla scheda di ricarica e al regolatore step up, che alimenta l'ESP32. Invece di giorno, quando il sole illumina il pannello solare, la corrente del pannello solare entra nel TP4056 e carica la batteria, e l'uscita sarà alimentata direttamente dal pannello solare, perché con i due diodi viene tra virgolette fatta passare la tensione più alta. Infatti la tensione del regolatore, che è di 5 volt, è maggiore dei massimo 4,2 volt della batteria. E dopo questa spiegazione decisamente confusionaria proviamo a vedere se questo circuito effettivamente funziona.
Prima però dobbiamo risolvere un problema. La scheda per caricare la batteria ha una corrente di carica di 1 A, ma il pannello solare non riesce a fornire una corrente così elevata. Quindi per regolare questa corrente a un valore più basso dobbiamo cambiare questa resistenza sul circuito. Io metterò una resistenza da 10 kΩ per avere una corrente di carica di circa 130 mA. Saldare su pin così piccoli a mano non è facile, ma alla fine sono riuscito a saldare la nuova resistenza senza fare troppi danni. Per montare le tre schede elettroniche userò un pezzo di plexiglass. Ho montato sul pezzo di plexiglass con del biadesivo il regolatore di tensione del pannello solare, il circuito di carica e il regolatore che fa i 5 V dalla tensione della batteria. A questa scheda ho tolto la porta USB di uscita, perché collegherò le SP32 che devo alimentare direttamente con dei fili. Ora viene il momento di fare i collegamenti tra i vari componenti, seguendo lo schema che abbiamo visto prima. Dopo un'oretta di lavoro ho finito tutti i collegamenti. Per collegare il carico da alimentare, che sarà l'SP32, ho saldato all'uscita del regolatore di tensione questo connettore JST. Oltre ai 2 pin dell'alimentazione a 5 V, ho portato sul connettore anche la tensione della batteria e quella del pannello solare, così l'SP32 potrà misurare questi dati e mandarli ad Home Assistant. Per montare la batteria ho fatto questo portabatterie con la stampante 3D, con dentro 2 contatti a molla recuperati da delle vecchie luci natalizie. Poi ho collegato 2 fili al pannello solare con 2 terminali ad anello. Questi fili vanno all'ingresso del regolatore di tensione a cui è collegato il circuito che carica la batteria. E quindi il nostro circuito è terminato, ma per vedere se la ricarica della batteria funziona bene bisogna provarlo all'esterno. Prima però devo costruire un supporto per il pannello solare. Per farlo userò un profilo di alluminio ad angolo e alcuni pezzi stampati in 3D. Ho fatto alcuni fori nel profilo di alluminio per avvitare questo pezzo stampato in 3D. Poi ho fissato il profilo d'alluminio al pannello solare con dei bulloni, mettendo in mezzo dei distanziali stampati in 3D. Ho avvitato nel pezzo centrale una canalina di plastica che terrà su il pannello. E quindi abbiamo finito il nostro supporto. Come vi ho detto prima, ho pensato questo circuito per alimentare una scheda SP32 che starà all'esterno. Quindi per verificare che tutto funzioni ho collegato un SP32 che ogni 2 minuti misura la tensione della batteria e la manda tramite Wi-Fi a Home Assistant. Ora non vi spiegherò la parte dell'SP32 perché la vedremo in un prossimo video. Comunque, visto che l'SP32 consuma abbastanza, ho dovuto usare la funzione Deep Sleep che fa sì che stia acceso solo per il tempo necessario. Ho lasciato il pannello solare all'esterno per alcuni giorni e tutto sembra funzionare bene. Nel grafico della tensione della batteria vediamo che di giorno la batteria viene caricata dal pannello solare e di notte, quando l'SP32 è alimentato solo dalla batteria, comunque la batteria non si scarica troppo. Comunque, visto che il pannello solare starà all'esterno, dovremo proteggere bene il circuito e la batteria dalla pioggia. E intanto anche questo video finisce qui, e io vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se siete curiosi di vedere il progetto completo che sarà alimentato dal pannello solare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video!